Buongiorno ad Antonio Cicchetti, sindaco di Rieti. Cicchetti, qual è la situazione al di là dei freddi numeri che purtroppo ogni tanto si arricchiscono di qualche unità? La situazione autorizza all'ottimismo. Questo però significa che non dobbiamo mollare, non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo mantenerci al livello di prescrizioni che sono state alla grande osservate in questo periodo. Sì, c'è stata qualche deroga, peraltro punita, ma insomma in linea di massima nella nostra città le disposizioni sono state osservate. Ecco, i reatini sono stati bravi, continuano ad essere bravi, insomma. Direi di sì, le eccezioni ci sono sempre naturalmente, ma confermano la regola. Sono mediamente osservanti degli ordini e delle disposizioni. Però si ha l'impressione in questi ultimi giorni che ci sia un po' di lassismo da questo punto di vista. Ce l'ha anche lei questa sensazione? Si vede un po' troppa gente in giro. No, e vabbè, c'è anche chi va a fare la spesa. Ora, naturalmente, la spesa comporta la possibilità di realizzare qualche piccolo abuso, cioè frazionare la spesa nel corso della giornata. Sono piccoli escamotage che io ho già detto appartengono alla psicologia di un quindicenne, non di un sessantenne. È condannabile questo, però siamo nell'ambito delle piccole cose, insomma. Non solo nella nostra città e nella nostra provincia, ma anche a livello nazionale, il dramma vero è quello delle residenze per anziani. Che analisi avete fatto come amministrazione per quelle che riguardano le nostre residenze anziani? L'analisi è questa. Faccio il caso della residenza di Rieti, del Santa Lucia. Le suore avevano già disposto da oltre 20 giorni l'impossibilità da parte dei parenti di raggiungere gli ospiti. E gli ospiti non mangiavano più in comunità, ma nelle loro stanze. Il problema è un altro, è che sicuramente c'è scusate il telefono. Fa parte della diretta, sindaco, non si preoccupi. Fa parte della diretta questo. Della diretta. Magari lo spenga. Sì. E il problema è che nelle case di riposo, appunto, stavamo parlando del Santa Lucia, le suore stavano dentro, i parenti non venivano ammessi, però c'erano i fornitori e i dipendenti che facevano avanti e dietro, e questo è ineliminabile laddove c'è un servizio da svolgere. Quindi questo ha comportato quello che noi abbiamo visto, che noi abbiamo conosciuto. Poi c'è da considerare un'altra cosa, che della quale secondo me nessuno tiene il debito conto. Rieti è la città che ha il più alto tasso di anziani del Lazio e anche a livello nazionale primeggia. Alla casa di riposo Santa Lucia, questa è una regola. Sono andato più volte a celebrare il centenario di qualche ospite. Quindi è evidente che siamo in una situazione di maggior fragilità. Quindi questa è la spiegazione più ragionevole, più razionale. Lei mi insegna che però una città, fra virgolette, troppo anziana alla fine non ha futuro. Lo so, ma non dipende da me incrementare le nascite, perché altrimenti Assolutamente. mi si direbbe che sto emulando qualcuno che non c'è più. Forse sarebbe anche facile attribuirmelo, ma è una città che è in queste condizioni e dobbiamo prendere atto del luogo in cui viviamo.
e magari cercare di dare attrattive per far ritornare qualche giovane reatino che diciamo in giro per l'Italia e non solo. È necessario lavorare per portare lavoro, è quello che si sta facendo. Se poi ogni volta succede qualche cosa, purtroppo io non lo so se sono stato sfortunato in questo mandato, ma insomma ne sono successe di tutti i colori. E questa città è stata colpita da una crisi economica che dura dal 2008 e avrebbe sfibrato anche la forza di un elefante, una crisi di 12 anni. A questa si è aggiunta il terremoto, che sicuramente ha allontanato possibilità e speranze, e poi in ultimo il coronavirus. Sindaco, ci sono delle manifestazioni dalle quali negli anni scorsi è passata anche lo sviluppo turistico di questa città. Lasciamo la processione di Sant'Antonio, ma mi riferisco soprattutto alla Fiera del Peperoncino. Che futuro diamo per quest'anno a queste iniziative? Si stanno, per quanto riguarda la processione di Sant'Antonio, è una scelta che naturalmente non posso fare io. Mi dispiacerebbe che venisse cancellata completamente, perché fa parte dell'animo di questa città. Per quanto riguarda le manifestazioni, direi civili, come quelle del Peperoncino ed altre, gli organizzatori stanno vedendo se possono farla a settembre. E naturalmente quello che aspettavamo come un appuntamento importante, cioè i campionati europei di atletica leggera, c'è stato un rinvio disposto dall'autorità sportiva. Sindaco, secondo lei, non mi riferisco soltanto a Rieti, ma al territorio nazionale, siamo partiti un po' in ritardo nell'affrontare questo coronavirus? Sicuramente. Nel complesso parlo, non di Rieti. Sì, sicuramente. Sicuramente. Perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità emise dei documenti il 30 gennaio. In conseguenza di questo, il 31 gennaio il Consiglio dei Ministri decretò la situazione emergenziale a livello sanitario su tutto il territorio nazionale fino al 31 luglio. Quindi non c'era da scherzare, perché altrimenti hanno scherzato loro, non credo. Dopodiché, il 31 gennaio, lo stesso giorno in cui il Consiglio dei Ministri decretava l'emergenza nazionale, Zingaretti diceva, scherzando, ma sì, si tratta di due casi, è una semplice influenza, e sorrideva. Stesso giorno ci sono le date delle dichiarazioni. Quindi è stata presa sotto gamba, pensando che fosse meno feroce il virus. E in realtà poi si è manifestato per quello che era. E intanto tante cose erano state fatte. Vorrei ricordare gli Apericina, no? A Milano, l'invito del sindaco di Bergamo ad andare a Bergamo con un biglietto particolarmente vantaggioso. Eravamo in quel clima, quindi c'è stata una sottovalutazione, perché forse si pensava che non fosse così potente il virus da combattere. E quindi il meccanismo si è messo in moto lentamente. C'è stata poi nel corso del mese di marzo un'accelerazione anche potente per adeguarsi alla gravità della situazione. Però nel frattempo era già successo qualcosa del quale porteremo memoria per sempre. Io ho sempre in mente
la sfilza dei carri funebri davanti al cimitero di Bergamo in attesa del turno d'ingresso, o i camion militari che portavano le bare, sempre a Bergamo, dal cimitero ai crematori della regione Emilia, perché quelli della zona della Lombardia erano praticamente esausti. Un'esperienza di questo tipo cosa sta lasciando dentro ad Antonio Cicchetti come uomo, non come amministratore pubblico? Un grande dolore. Questa Pasqua è venata di mestizia. Faccio gli auguri a tutti, ma non sono gli auguri gioiosi che avrei espresso in altra occasione. Troppi morti. La valutazione di una almeno iniziale grande disorganizzazione di questa nazione, che pure è capace di fare anche miracoli, perché poi alla fine siamo stati capaci di mettere su un reparto ospedaliero in 10 giorni, così come i cinesi. Siamo capaci di queste cose. Il problema è quando si parte. Si è partiti in ritardo e senza troppa convinzione, perché se poi partiamo bene e convinti ce la facciamo, non siamo peggiori degli altri, anzi. Sindaco, dopodomani è il lunedì di Pasquetta, dedicato negli anni passati storicamente alle gite fuori porta. Allora, come siamo messi qui da queste parti? Controlli verranno aumentati? Alla gita dentro casa. Alla gita dentro casa, cioè dal tinello alla cucina, dalla cucina al bagno, dal bagno allo studio, e così. È la gita dentro casa quest'anno. Ma i controlli verranno rafforzati? E i controlli come? Verranno rafforzati per l'occasione. Sì. Ci stanno delle disposizioni del Ministero degli Interni che sono arrivate per conoscenza proprio l'altro ieri, e che parlano di questo fenomeno. Sarebbe, lo dico in maniera molto chiara, sarebbe sciocco vanificare tutto il sacrificio che è stato fatto in questi giorni passati per togliersi una soddisfazione così a buon mercato. Sarebbe sciocco, anzi direi di più, idiota. Sindaco, in conclusione, quale sarà il futuro di Rieti dopo questo coronavirus? Come rinascerà questa città? Questo è il lavoro che dobbiamo fare da qui a poco, è la famosa seconda fase, della quale non è ben chiaro l'inizio ancora. E noi riprenderemo il lavoro da dove è stato brutalmente interrotto. Era il lavoro per assicurare a questa città un avvenire diverso. C'era una bella programmazione, per esempio, per l'estate reatina, che non è soltanto feste, farina e forca alla Franceschiello, per fare un riferimento comico, ma era la programmazione per attirare in città tanta più gente di quella che era venuta in precedenza. È tutto un lavoro che è stato fatto durante l'inverno e che purtroppo è evaporato in conseguenza di questo evento. Come ripartiremo? Riprendendo da lì, riprendendo alcune manifestazioni che sono ancora recuperabili. Certo, rimane lo sconcerto prima che si superino psicologicamente determinate situazioni, ci vorrà del tempo, prima che vengano medicate determinate ferite. Ma io vorrei distribuire anche un po' di ottimismo. Noi siamo capaci di farcela. Rinasceremo, rinascerai, come dice quel bellissimo pezzo
che è stato fatto da un musicista bergamasco in onore di Bergamo e che si conclude con la mirabile frase della Divina Commedia, con la quale Dante Alighieri chiude il viaggio nell'inferno, il 34° canto. Sindaco. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. E anche più forti di prima. E anche più forti di prima, probabilmente. Io sì, sono convinto, perché l'italiano ha bisogno di essere messo alla prova per dare il meglio di se stesso. Sindaco, ci sentiremo dopo le vacanze di Pasqua, così ci aggiornerà un po' sugli eventi e se c'è qualche novità. Naturalmente le facciamo gli auguri per una buona Pasqua, per una buona Pasquetta. Rimanga anche lei a casa, mi raccomando, non mi vada in giro per Prati con il mio percorso stabilito è casa comune, comune casa, anche il giorno di Pasqua, perché c'è da tenere sotto osservazione quello che succede in città, c'è da tenere i rapporti con i vigili urbani che stanno in servizio, con tutti coloro che svolgono la loro attività anche in queste giornate. Non possiamo abbandonarli, anzi io vorrei approfittare di questa situazione per ringraziarli tutti, tutti. Parlo degli operatori ecologici che si sono dati tanto da fare in questo periodo, parlo dei medici e degli infermieri, parlo di tutti coloro che sono stati in servizio anche al di là di ogni ragionevole orario. Ecco, il ringraziamento va a loro, perché la nostra salute è stata presidiata dallo sforzo di questa gente e anche i nostri servizi. Sindaco, buone feste, ci sentiamo a breve. Grazie per aver aderito al nostro invito e fra qualche giorno magari rientriamo in contatto per capire un po' qual è la situazione. Benissimo. Buona giornata, arrivederci. Auguri.